grazie a tutti di essere venuti, ci sente? Sì. A tutti di essere venuti oggi qua a Milano. Oggi vogliamo parlare di Medio Oriente, qualcuno insomma che in Italia non è conosciuto. Abbiamo chiamato i nostri amici della CGB, Turca, i turchi, lui in questi due anni insomma di iniziative e conferenze. Abbiamo sempre parlato del governo Erdogan, delle sue strategie in Medio Oriente. Oggi possiamo parlare con qualche turco, diciamo, che ha un pensiero leggermente diverso da quello del leader di Istanbul. Io penso che è veramente importante l'Italia dà spazio a turchi che la pensano in modo diverso. Soprattutto è importante anche per noi italiani riuscire a entrare in relazione con la popolazione turca, che è simile in tante cose con l'italiana, soprattutto il fatto che entrambi i paesi sono tra i principali alleati per gli Stati Uniti d'America e della NATO, e entrambi i paesi sono le penisole di controllo del Mediterraneo, noi sull'Africa e sul Nord Africa, mentre i turchi sul Medio Oriente. La NATO, i nostri due paesi, è in grande presenza, solo che vi è una differenza. In Italia la questione statunitense non viene mai nominata nessuna forza politica di rilievo, mentre in Turchia l'opposizione è molto forte e l'opposizione è anti-statunitense, e quindi questo fa sì che il popolo turco abbia sicuramente un momento attuale molto più speranze di liberarsi dagli americani che il popolo italiano, gli europei. Paradossalmente i nostri amici turchi sanno che la repressione in Turchia è molto forte, però questo paradossalmente fa sì che l'opposizione turca abbia posizioni più nette contro, diciamo, i domini statunitensi, mentre in Italia il soft power dilagante fa sì che qualsiasi forza politica del panorama comunque riconosciuta abbia una posizione comunque molto simile in politica estera. Questo è un grave problema per il nostro paese, speriamo un po' di coscienza si stanno muovendo. Queste elezioni sicuramente, per quanto mi riguarda, anche la politica estera, se non si è nominata, gli italiani hanno dato un colpo molto pesante comunque al presidente Obama e alla burocrazia di Bruxelles, in quanto comunque sono stati votati movimenti, comunque potremmo dire euroscettici, e contro comunque questa posizione della stretta dell'Unione Europea sotto l'egida americana, non dimentichiamo ormai, sull'Italia e specialmente grazie alla nostra situazione economica di difficoltà. Questo, diciamo, che spero che quindi queste elezioni siano un punto di svolta anche per il futuro dell'Italia. Detto questo, adesso do la parola a uno dei due rappresentanti, il nostro amico Aitkin, quale ci parlerà di una breve storia del loro movimento e della loro ideologia. Fondamentale per capire quindi un movimento politico importante, giovane, studentesco nella Turchia odierna. Allora, ringrazio il protagonista con Davide per darmi la parola. Non questo funziona? Sì, funziona. Comunque, allora, io vi vorrei accennare anzitutto il quadro storico e l'aspetto ideologico del antiimperialismo in Turchia, perché ovviamente ci sono tante idee diffuse in Europa che, diciamo, mostrano la verità sulle posizioni politiche in Turchia, perché ovviamente abbiamo questo governo che è molto filoamericano e direi che anche tutti i partiti nel Parlamento sono filoamericani, non parliamo soltanto del partito di Erdogan, ma anche del partito di Kılıçdaroğlu, cioè il partito repubblicano del popolo, e ovviamente il movimento nazionalista che è sempre stato filoatlantico, quindi. E si parla anche del movimento separatista rappresentato dal PKK, che diciamo è molto filoatlantico, specialmente per quanto riguarda la Siria, l'Iraq e l'Iran, ed è veramente una minaccia per quanto riguarda la politica interna di tutti questi paesi che comunque hanno una base antiimperialista. Allora, prima di cominciare il mio discorso storico, vorrei salutare il defunto padre del popolo venezuelano, Hugo Chavez. Perché noi kemalisti, come
come tutti gli antiimperialisti nel mondo, o del mondo oppresso, condividiamo cordialmente il dolore dei nostri fratelli e sorelle venezuelani e appoggiamo totalmente la loro lotta per un mondo equo e senza oppressione. Allora, come avreste già notato, ci autodefiniamo come kemalisti. Per comprendere questo concetto, si deve risalire alla ripartizione dell'impero ottomano da parte degli stati alleati della prima guerra mondiale e la conseguente occupazione della nostra patria, la Turchia, dalle potenze imperialiste più forti dell'epoca. Come i nostri fratelli e sorelle medio orientali sanno benissimo, quando si parla di un'occupazione imperialista, si parla anche di una degna resistenza popolare che si contrappone all'occupazione. Così fu anche nella nostra Turchia, ma non si poteva parlare di un movimento rivoluzionario, vero, fino all'intervento della figura dominatrice del comandante Mustafa Kemal, l'uomo che ha dato il proprio nome alla nostra ideologia. Chi fu allora il comandante Mustafa Kemal? Secondo, innanzitutto, la guida della rivoluzione d'ottobre, Vladimir Ilyich Lenin, egli fu un grande organizzatore, un leader percettivo e uno statista progressista. Secondo invece Jawaharlal Nehru, il primo primo ministro dell'India indipendente, egli fu l'eroe di tutto il mondo oppresso degli anni 20 e un grande rivoluzionario che ha cambiato la facciata sociale del suo paese. Secondo noi, i suoi seguaci invece, lui è sempre stato Atatürk, ovvero il padre della nazione. E lui, diciamo, non ha acquisito questa reputazione, per fortuna. Già quando serviva nell'esercito ottomano come un tenente generale, era riconosciuto come l'eroe di Gallipoli e Libia ed era amato dal popolo. Quando sbarcato sulle coste del Mar Nero, però, il suo scopo non era quello di aiutare il sultano che già collaborava con le potenze imperialiste, ma invece lui aveva scelto la strada rivoluzionaria repubblicana a cui si ispirava sin da quando era un giovane ufficiale nell'esercito del Comitato dell'Unione e del Progresso, che aveva dichiarato la seconda monarchia con la rivoluzione della Porta Sublime, nel 1908. Perciò lui ha deciso di unire tutti i gruppi di resistenza che lottavano per l'indipendenza e ha iniziato la prima fase della rivoluzione, ovvero la fase violenta della rivoluzione. In questa fase, che potrebbe essere chiamata la fase violenta della rivoluzione, i rivoluzionari turchi guidati dal comandante Mustafa Kemal hanno preso il pieno sostegno dei paesi del mondo oppresso come l'Afghanistan e i rivoluzionari in India, specialmente Jawaharlal Nehru e il grande Mahatma Gandhi, ma anche hanno preso anche l'appoggio sostanziale dell'unico paese socialista dell'epoca, cioè l'Unione Sovietica. Alla fine, con il valore immenso del popolo di Turchia e con l'appoggio del mondo oppresso, i rivoluzionari turchi sono riusciti a sconfiggere tutti gli invasori dopo la vittoria finale a Dumlupnak contro l'esercito del Regno Greco appoggiato direttamente dalla Gran Bretagna. A questo punto potete vedere ampiamente che la Turchia si è liberata con la lotta antiimperialista dei kemalisti, cioè con la lotta contro i predecessori delle potenze atlantiche di oggi. Dicevamo, dopo l'ultima vittoria Dumlupnak è stata iniziata la seconda fase della rivoluzione, ovvero la fase sociale della rivoluzione. Potremmo dire che questa fase è stata ancora più difficile della fase violenta, perché il popolo di Turchia era un popolo socialmente arretrato, perché ovviamente l'impero ottomano aveva totalmente saltato la rivoluzione industriale. E il popolo turco era sempre considerato un gruppo di sudditi da tiranni sanguinosi. La gente economicamente dipendeva totalmente dalla terra nella sfera economica e socialmente si parlava di un ordine feudale, specialmente nelle province orientali di oggi. E sfortunatamente questo problema esiste anche oggi. Perciò possiamo dire che i rivoluzionari degli anni 20 ci avevano molto da fare e hanno cominciato con la sfera politica, abolendo la monarchia e il califfato. Ma allora notate che in Turchia i liberali e i conservatori filoamericani generalmente quando parlano di Mustafa Kemal dicono che lui è stato un giacobino che ha abolito tutti gli istituti religiosi, eccetera. Questo non è vero, per niente no. Lui era un musulmano laico,
Infatti il motivo dentro l'abolizione del califfato era il fatto che il califfato è sempre stato una, diciamo, una continuazione del titolo del sultano, cioè era, diciamo, un titolo molto monarchico, quindi doveva essere abolito per lo stabilimento di una repubblica laica. E quindi abbiamo detto che hanno avuto anche delle ispirazioni repubblicane. Queste grandi rivoluzioni politiche sono state seguite anche da riforme radicali nella sfera sociale. Come abbiamo già detto, sono stati aboliti i titoli feudali e c'è stata una lotta sostanziale contro l'ordine sociale feudale nelle province orientali. C'è stata la riforma dell'alfabeto, la riforma del calendario e il riconoscimento del diritto di votare delle donne. Allora, notate che questo è un diritto molto fondamentale per una società laica. E le donne turche hanno preso questo diritto 12 anni prima delle donne italiane e 23 anni prima delle donne svizzere. Nella sfera economica, invece, è stato realizzato il primo periodo di industrializzazione nella storia turca, con l'investimento sovietico, ovviamente, che ovviamente il governo sovietico di Lenin e dopo anche quello di Stalin hanno appoggiato direttamente l'economia turca. Infatti le prime fabbriche tessili a Nazilli, cioè la mia città d'origine, a Cesarea, sono state costruite proprio secondo il modello sovietico diffuso in Russia. Per quanto riguarda invece la politica estera, questa è la parte probabilmente più importante della rivoluzione, i rivoluzionari chiamalisti hanno sempre cercato di collaborare con i paesi confinanti, al contrario del governo attuale, e geograficamente vicini, per formare un asse di resistenza contro le potenze imperialiste. Per questo motivo hanno firmato due trattati importantissimi negli anni 30. Uno è stato il Patto dei Balcani, firmato dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Romania e dal Regno di Jugoslavia. L'altro invece è stato il Patto di Sadabad, firmato nel 1937 nel Palazzo di Sadabad a Tehran, dall'Iran, dalla Turchia, dall'Iraq e dall'Afghanistan. Come potete vedere, la Turchia kemalista non è mai stata una minaccia per i suoi confinanti, come la Turchia di oggi, e ha sempre seguito il famoso motto del padre della nazione: pace in patria, pace nel mondo. E provvedendo che c'erano ancora tanti reazionari nel paese, il padre della nostra nazione, Mustafa Kemal Atatürk, ha lasciato ai suoi seguaci 6 principi per difendere la rivoluzione, i quali noi consideriamo la base della nostra ideologia e chiamiamo i 6 pilastri: il repubblicanesimo, il socialismo, il rivoluzionarismo, il patriottismo, lo statismo e il laicismo. Il fatto che la Turchia di oggi sta lontanissima dalla Turchia kemalista dipende totalmente dall'allontanamento dei 6 pilastri. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della controrivoluzione, così la chiamiamo, con il governo Menderes nel 1950, la Turchia ha sempre seguito una strada filoatlantica, ma comunque nessun governo aveva provato ad liquidare totalmente la sfera pubblica nell'economia. Ed è, diciamo, questo intervento è stato realizzato con il colpo di Stato pro-atlantico del 1980, in cui tutte le libertà sociali, tutti i diritti del proletariato e, diciamo, anche i diritti culturali dei nostri fratelli curdi sono stati liquidati ed sanzionati, in un senso. Ed diciamo che con questo colpo di Stato del 1980 è stata iniziata la Seconda Repubblica, come la chiamiamo noi. Ed ovviamente dopo l'inizio di questa Seconda Repubblica, la Turchia è diventata un paese totalmente capitalista ed ha seguito sempre sfortunatamente gli ordini delle potenze atlantiche. E questo è stato un grande svantaggio per la Turchia, perché vedendo la situazione attuale, la Turchia sta tradendo i propri interessi per
gli interessi altrui, cioè gli interessi degli Stati Uniti e dell'Israele, per essere più preciso. Allora, diciamo, in questo quadro, cosa vogliamo fare noi chiamalisti del XXI secolo? Perché Mustafa Kemal fisicamente è già morto, ma ovviamente come Chavez non morirà mai nei nostri cuori. Allora, innanzitutto vogliamo riprendere e realizzare i sei pilastri per costruire una Turchia degna e sovrana. Vogliamo fare pace con i nostri fratelli medio orientali, fratelli e sorelle medio orientali, e collaborare con loro contro l'imperialismo atlantico. Vogliamo aiutare tutto il mondo oppresso nella lotta per un mondo equo e senza oppressione. E alla fine vogliamo dire orgogliosamente, scusate ma queste cose le dirò in turco e in arabo, Mustafa Kemal Askerleriz e Allah Surya Bashar Udes. Grazie. Presidente. Essenzialmente la prima cosa che volevo chiedere è il video, voi avete organizzato molte manifestazioni in Siria, questo ha creato anche vari problemi, sì, con arresti. Questo ovviamente non si è fermato. Prossimamente prenderete altre cose, come piacerete nel lavoro per ricordare il popolo di questo video. Stefano, non so succede. Se succede, hükümet yanlısı, doğrusu meşru hükümet yanlısı eylem düzenlediniz ve Türkiye halkını mümkün olduğunca bu konuda bilgilendirmeye çalıştınız. Bu konu hakkındaki eylemleriniz devam edecek mi ve Türkiye halkını nasıl bu konuda bilgilendirmeyi düşünüyorsunuz? Onu öğrendiniz. Şimdi 19 Mayıs geçtiğimiz yıl 2012'de 250 bin kişinin katıldığı bir kitlesel yürüyüş gerçekleştirdik İstanbul'da. Buna Orta Doğu'dan da katılımcılar geldiler. Hı hı. Ondan sonra işte 29 Ekim 10 Kasım'da bildiğimiz devam etti bu hareketlilik. AKP hükümeti, şu anki işbirlikçi hükümet, halkı Suriye konusunda arkasına almakta zorlanıyor. Yani halk kesinlikle hükümetin Suriye politikasına inanmıyor, desteklemiyor. Allora, abbiamo organizzato delle manifestazioni importantissime nelle nostre feste repubblicane che sono state sospese da parte del governo, e specialmente quello che abbiamo organizzato nel 19 maggio è stato la più importante, in cui siamo riusciti a chiamare tanti gruppi giovanili e studenteschi dal Medio Oriente, e specialmente abbiamo chiamato anche il... abbiamo chiamato specialmente la gioventù battista in Siria, e abbiamo chiamato anche i gruppi giovanili in Palestina che lottano per esempio il Fatah, il partito della resistenza popolare, non mi sbaglio, sì, comitato di resistenza popolare, e quella è stata, diciamo, la manifestazione più importante, che poi è stata seguita da grande manifestazione nel 29 ottobre e nel 10 novembre, ovviamente, che è la data di morte fisica di Mustafa Kemal. Siamo, diciamo, in un senso riusciti ad informare il pubblico turco su questo aspetto, perché il popolo turco non vuole una guerra contro la Siria, il popolo turco vuole pace con i suoi confinanti, ed il governo Erdogan non è sostenuto per niente da parte della società, specialmente sulla questione siriana. Un'altra domanda, ma Erdogan in Occidente, soprattutto anche comunque possiamo dire nei gruppi allineati, è stato visto negli ultimi anni come una figura molto importante, perché soprattutto per la storia della Freedom Flotilla, eccetera. E naturalmente quando ci riguarda nulla non l'ha previsto anche da qualche anno fa, questo non è vero. E soprattutto anche chiedere i rapporti effettivi tra il governo Erdogan e Israele quali sono? Şimdi sorusu şöyle. Erdoğan hükümeti
biraz anti-batı çizgisini izliyormuş gibi gözüküyor Batı'da. Özellikle bu Davos'tan ve işte bu biliyorsun hani Gazze'ye yardım amaçlı gönderilen geminin saldırıya uğramasından sonra Erdoğan'ın söylemleri her zaman Batı karşıtı söylemler gibi algılandı Batı'da. Ama tabii bunun biz hani İtalyan sosyalistler olarak diyor Stefano doğru olmadığını ondan sonraki olaylarda gördük. Fakat hala böyle bir görüş mevcut. Dolayısıyla açıklayabilir misin diyor birkaç kelimede hani Erdoğan ve İsrail, Erdoğan ve Batı'nın ve Erdoğan ve İsrail'in arasındaki ilişkileri. Şimdi bu hükümet zaten şu anki Erdoğan hükümeti başından itibaren belirli bir görevi icra etmek için iş başına getirmiştir. Amerikan destekli bir hükümet var. Onu istiyorsan çevir. Allora innanzitutto il governo Erdogan sta al potere per realizzare gli interessi americani, non ha nessun interesse nella realizzazione degli interessi del popolo turco ed è diciamo un mero subordinato delle potenze oligarchiche negli Stati Uniti. Yaşadığımız krizin iki büyük kaynağı var. Birincisi dünya tek kutuplu değil, çok kutuplu. Amerika bunu kabul etmek istedi. İkincisi de kapitalizmin sistem kapitalizmi. Onu da açıklayacağım. Allora, ci sono due motivi per i quali c'è stata questa crisi nell'Occidente, cioè ovvero nel mondo capitalista, per essere più preciso. Uno è stato il fatto che il mondo d'oggi non è un mondo unipolare, ma un mondo pluripolare. Anzi, multipolare. Il secondo capitalismo sistemsel krizde şu Atlantik ülkelerinde Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da bir kapasite fazlası, üretim fazlası var. Yani çok fazla para var, çok fazla çalışamayan, üretime dahil edilemeyen emek var. Yani ikisini bir araya getiremiyorlar. Yatırım olanakları daha çok Avrasya ülkelerinde. Bir de enerji kaynakları Orta Doğu'da. Orta Doğu'da da Türkiye kilit ülke olarak tespit edilmiş. Poi si parla anche di problemi del ventunesimo secolo del capitalismo che sono diciamo il fatto che il capitale occidentale e tutti i prodotti, cioè tutto il lavoro eseguito nell'Occidente non si corrispondono e per questo motivo c'è sempre un'eccessione di capitale, ma per quanto riguarda la produzione non si può vedere diciamo un risultato fisico e c'è anche il fatto che i paesi asiatici sono cresciuti perché diciamo lì c'è la produzione, lì c'è una diciamo un'opportunità più importante per un investimento anche da parte degli investitori occidentali. Huntington 1993'lerde 96'larda, Dzerzhinsky 1998'lerde, bizzat Amerikan Başkanı Clinton 1999'da, yani Amerika'nın bu yeni Atlantik yüzyılının, yeni Amerikan yüzyılının devam edebilmesi için dünyanın Heartland'ına hakim olması gerekiyor. Dünyanın Heartland'ı Avgaz çalıyor. Onun çekirdeğini de Amerika'nın 3 İsrail projesi oluşturuyor. 3 İsrail. Yani Amerika'nın birincisi dünyanın Heartland'ına, Avrasya'sına hakim olması gerekiyor. İkincisi orada bir İsrail yetmiyor. 3 tane İsrail yaratması gerekiyor. Bunun birincisi bildiğimiz İsrail. İkincisi Irak'ın kuzeyinde, işte Suriye'nin kuzeyini de kapsayacak. Türkiye'nin bir kısmını da içine alabilecek. Kukla bir devlet, ikinci İsrail, Kuzey da dediğiniz. Üçüncüsü de Türkiye-İsrail gibi çalışacak. Türkiye-İsrail gibi çalışacak. Bu hükümet de başından itibaren bu görevi icra etmek için Amerika tarafından desteklenmiş. Hatta 1996 yılında kendileri bunu işte Rand Corporation'da yazmışlar. Demişler ki Türkiye'ye hakim olabilmemiz için bizim gördüğümüz, desteklediğimiz Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi. Bunlar Truva'tı görevi icra edebilirler. Nitekim o görevi de Suriye konusunda da yapmışlar. Bizim o yaşadığımız dönem One Minute dönemi diyebiliriz. One Minute dönemi işte Davos'ta başladı. Mavi Marmara'da devam etti. İran'ın
nükleer zenginleştirme programını destekler gibi görüldü Birleşmiş Milletler'de. Suriye ile yakınlaştırma geliştirdi. Bunların karşılığında da Lübnan'da örneğin mitingler düzenleyebildi. Arap dünyasının arkasına alabildi. İşte Suriye'yi arkadan hançerlemesi için böyle bir politika izledi. Allora, per risolvere questi problemi tipici, gli oligarchi del mondo hanno pensato di conquistare effettivamente il cuore della produzione nel mondo, cioè l'Eurasia, ed specialmente nella sfera del Medio Oriente hanno organizzato questo piano di tre Israeli. Uno è ovviamente l'Israele che tutti conosciamo, il secondo è il cosiddetto Kurdistan indipendente che ruberà terre dalla Turchia, dall'Iraq, l'Iran e la Siria. Lo possiamo vedere molto ampiamente nella mappa del Greater Middle East Project, un piano diciamo disegnato proprio dagli oligarchi americani. E il terzo è sfortunatamente la nostra Turchia, che secondo gli oligarchi del mondo deve funzionare diciamo secondo gli interessi atlantici e sionisti. Allora, personaggi importanti della sfera oligarchica degli Stati Uniti come Huntington, Brzezinski ed Kennedy avevano visto questo andamento dagli anni 90. E infatti nel 1996 una cooperazione molto ambigua ed che ha una reputazione molto cattiva direi, la Rand Corporation ha pensato di liquidare diciamo tutte le risorse della Turchia e diciamo in un senso controllare la Turchia per poter continuare l'egemonia americana nel Medio Oriente. Erdoğan başa gelmeden 7 yıl önce bunu Amerika ilan etmişti. Türkiye'de bunu da 2000'e doğru dergisi duyurmuştu. 96 yılında Erdoğan 2002-2003'te başa geçti. Yani bu proje ta o zaman Türkiye'deki sosyalist, anti-emperyalist çevrelerde biliniyordu. E sempre sempre parlando di questo documento preparato dalla Rand Corporation, questo documento prevedeva il governo dominato da due figure dominatrici, cioè Erdogan e Gül, sin da quell'anno per poter continuare l'egemonia atlantica in Turchia e anche i socialisti patriottici in Turchia avevano in un senso scoperto questo piano e già una delle gazzette ufficiali del Partito dei Lavoratori di quegli anni aveva annunciato che ci poteva essere un governo diciamo, condiviso tra Gül e Erdogan dopo il nuovo millennio.